ci potesse poi portare alla finale di domenica prossima. Comunque ribadisco che il Ponticelli è stato davvero un osso duro, perché ci ha messo davvero in difficoltà, e anche perché la giornata era molto, molto calda, i giocatori erano stanchi. Comunque si è visto un'ottima partita di ambedue le squadre. Anche lui in bocca al lupo per il prosieguo. Sicuramente credo che mister Formicola possa in futuro guidare squadre sempre più importanti, perché ha la stoffa e la qualità per poter arrivare a categorie molto molto più importanti. Presidente, l'importanza di avere i tifosi è eccezionale, la tribuna piena, mi basta nominare su Facebook San Marco Evangelista e abbiamo 500 visualizzazioni in 48 ore per la festa dei calciatori, 15 secondi di video, 500 visualizzazioni. Mi basta annunciare il presidente Carozza, il direttore Carozza o Mario Di Maio, la settimana scorsa abbiamo sempre il telefono occupato. San Marco Evangelista è una piazza di Leo Frame per il grandissimo calcio. Guarda, è stata una sorpresa per tutti noi. Non penso che non sia mai successo che a San Marco Evangelista ci avremmo mai immaginato che oltre, secondo me, circa 1000 persone avrebbero potuto venire a vedere una finale di prima categoria. Quindi io ritengo che San Marco sia una piazza importantissima, e il tifo, il pubblico ama tantissimo i colori di questa città. Anche siamo rimasti stupiti tutti quanti, anche il sindaco che tu hai visto, era presente sul campo, è rimasto anche lui senza parole, perché nessuno, anche il direttore sportivo qua Enzo Carozza, tutti della società, è stata una sorpresa, e credo che sia stata la forza, l'uomo in più, che abbia permesso a tutti poi i giocatori di arrivare alla finale di domenica prossima, perché credo che sia stata proprio la forza importantissima. La cosa bella, presente, è quella di aver rivisto tanti amici dell'ultimo campionato vincente di promozione, amici che tengono a San Marco Evangelista, tantissimi ci siamo ritrovati, ha portato bene Ortelatella con l'ultima festa promozione. San Marco Evangelista davvero gara soffertissima, ricordiamo lo 0-0 dopo i tempi supplementari, Pados fino all'ultimissimo secondo, gara sentitissima, poi alla fine prevalso sempre la sportività. Come l'ho ricordato al tecnico Formico, c'è stata un'esultanza composta sempre nel rispetto dell'avversario, perché la stessa testimonianza dell'intervento del tecnico Formicola davvero testimonia la grande sportività che c'è stata e c'è dalle due società. Guarda, questo è stato un nostro punto di forza al primo giorno che abbiamo iniziato la nostra avventura circa 3 anni fa insieme agli amici della società. La cosa importante è rispettare l'avversario, perché uno si è avversario sul campo, però poi alla fine quando finisce la partita dobbiamo